Chiunque si voglia avvicinare alle meraviglie del Nord Europa, normalmente lo fa con lo sguardo rivolto ai giganti di questa parte di mondo, ossia i ghiacciai dell'Islanda, i fiordi della Norvegia e le foreste della Lapponia. Molti, lungo questo viaggio, si innamorano perdutamente di questa natura selvaggia, ma solo pochi di loro arrivano a scoprire il segreto meglio custodito di questo piccolo grande microcosmo nordico. È un segreto così grande che quasi mette paura a chi lo scopre per la prima volta. È un segreto nascosto tra scogliere violente, precipizi infernali e cascate che si tuffano a volo d'angelo sul mare. È un segreto gelosamente custodito nel cuore dell'Oceano Atlantico, alle isole Färöer. Le isole Färöer non si pronunciano Faroer e nemmeno Faroe, ma appunto Färöer. E per inciso, non si dovrebbero nemmeno chiamare isole, in quanto Färöer significa isole delle pecore e appunto chiamarle isole, a essere precisi, è un'inutile ripetizione. Le Färöer sono un piccolo arcipelago di 18 isole a metà strada tra la Scozia e l'Islanda, abitato da 50.000 persone, di cui 20.000 stanno nella capitale Tórshavn. E gli altri sono divisi tra le principali isole che sono Vágar, Streymoy, Eysturoy, Bordoy e Kalsoy. Essendo nel centro assoluto della corrente del Golfo, il clima alle Färöer è praticamente uguale tutto l'anno, con temperature tra i 4 e i 10 gradi e tanta pioggia. Per farvi capire quanto è importante la corrente del Golfo, sappiate che un po' più a destra, alla stessa latitudine, si trova Yakutsk, la città più fredda del mondo, dove le temperature minime arrivano a meno 60 gradi. Nel loro insieme, le Färöer sono grandi come la provincia di Torino e per attraversarle da capo a capo ci vanno meno di 2 ore. Pur essendo così piccole, la loro situazione politica è tra le più incasinate che esistano, ma ci torneremo più avanti perché ora c'è una notizia molto più importante da darvi. Alle Färöer non ci sono andato da solo. Sono tornato, John! Perché dovete sapere che John è uno, e come lui non c'è nessuno. Sono io John, quello vero. Unico come l'unico aeroporto delle Färöer, dove atterriamo pronti a iniziare il nostro viaggio. Insomma che dopo 2 scali, Amsterdam e Billund, finalmente siamo arrivati alle Färöer e... Non piove? Non piove, un mezzo miracolo. Buono, già siamo partiti bene, ma hai detto Billund, scusami? 8 ore prima. Ancora un volo e ci siamo, eh? Ma quante ore abbiamo da stare qua? 6. 6 ore? 6 ore. Ma qui a Billund? Billund. Ma ti passano? Billund. Ma non sai cosa c'è a Billund? Ma non so nemmeno in che parte del mondo siamo, a dirti il vero. Cioè... C'è Legoland a Billund. Siamo a Legoland. È un sogno che sapere. Di quando ero bambino. Cioè non è che siamo all'Igru o all'Ikea. Cioè è un posto molto più bello. Ho capito, ma l'Igru e l'Ikea che... Cioè, gran posto. Allora, adesso allora non abbiamo molto tempo perché poi comunque no. C'è un euro da prendere. Quindi... Poi probabilmente tra poco piove perché siamo al Nord Europa e piove. È così, lo sai. Là dove John realizzava un suo sogno di infanzia, dimostrando peraltro il triplo dell'entusiasmo del target principale di un posto come Legoland... Stupendo. Sono più gasato io di loro. Io a Legoland vivevo uno stranissimo déjà vu ricordando il mio viaggio a Capo Nord, che peraltro diede vita a questo canale YouTube ormai 5 anni fa. È proprio come 5 anni fa, John! È proprio uguale! E però questa volta non sei da solo. Ci sono i bimbi anche questa volta. Sei contento. Tutto era al suo posto. I trenini di Lego, Amsterdam di Lego, Copenaghen di Lego, Bergen di Lego, Giappone di Lego e le montagne russe di Lego. Giovanni, è durata poco la poesia. Piove già, però c'è il sole, allo stesso tempo. Sì, però non sono contento. È sai così. Io al nord non ci voglio venire. Ma tu pian piano, ma ti abitui. Va bene. Quelle montagne russe. Siamo a Lego. Non vuoi andare in montagne russe? A me fanno un po' paura. Ah, sono belle le montagne russe. Dai, filino. Ci divertiamo. Un minimo. Divertiamo. Per inciso, io le odio le montagne russe. Bellissimo. Sei emozionato. Mi è piaciuto la prima volta sulla giostrina. Ad ogni modo vi posso assicurare che le emozioni erano veramente forti. E in fondo è questo il motivo per cui ve ne parlo in un video che non c'entra niente con Legoland. Quindi direi che può anche bastare così. Non ce la faccio. Troppi ricordi. Torniamo alle Faroe. È uscito il sole. Torniamo alle Faroe. 8 ore dopo. Quindi veloce orientamento. La macchina è qua. L'aeroporto è lì, la capitale Tórshavn è a 40 minuti di macchina in quella direzione. Siamo a cavallo, tutto a posto. E dove dormiamo stanotte? Là. Ah,
proprio così. Siamo atterrati in albergo. Fantastico, comodissimo. A tal proposito, sulla questione sistemazioni alle isole Faroe, esistono solamente due alberghi, diciamo, di concezione europea, così, che sono stati fatti tra l'altro di recente, e loro intenzionalmente non ne vogliono fare altri per mantenere comunque l'ospitalità dell'isola basata sul livello proprio dell'ospitalità locale, no? Ma a prescindere da questo, il cielo è sereno. Stanotte c'è l'attività di aurora boreale a K5, il che significa che anche a questa latitudine io finirei il discorso. Poi, tra qualche secondo magari scoprite qualcosa. Stai zitto. Hai visto mai che stanotte succede? E invece no. No, vabbè, beh, ci sarebbe stato un colpo troppo gobbo. Prima volta della mia vita al nord, no, subito. Esagerata, no, perché dovete sapere che vedere l'aurora boreale alle isole Faroe tecnicamente è possibile, ma è estremamente raro perché si trovano troppo a sud rispetto alla zona dove di solito si possono avvistare questi fenomeni. Ieri sera l'aurora boreale in teoria doveva essere di un'intensità tale da essere visibile anche qua, però in realtà poi era meno intensa di quello che era stato previsto, quindi non abbiamo visto una beada luna. C'era una gran bella luna e... ad ogni modo il tempo sembra tenere e quindi iniziamo il viaggio alla scoperta dell'isola dove si arriva alle Faroe, cioè Vagar. Nell'isola di Vagar siamo ospiti di uno di questi due alberghi principali di cui vi parlavo, l'Hotel Vagar. Di fatto le uniche due strutture di livello medio-alto che potete trovare qui sono l'Hotel Furrier di Tórshavn oppure l'Hotel Vagar, che sta esattamente di fronte all'aeroporto, tant'è che quella lì che vedete è la pista di decollo o di atterraggio, e che di fatto costituisce la soluzione più comoda per iniziare e finire il vostro viaggio alle Faroe, anche perché appena arrivati qua è una struttura molto semplice da trovare, visto e considerato che qui, essendo le Faroe fuori dall'Unione Europea, il roaming dati del vostro cellulare non funzionerà e una connessione dati banale finirebbe per costarvi più che una cena a un ristorante stellato. E poi ovviamente l'ultima notte ti alzi la mattina e fai il check-in fuori dalla stanza praticamente. Ma appunto, come dicevamo, Vagar. Tra l'altro John, non so se ci hai mai fatto caso, ma è scomodo avere sempre un braccio occupato. No, è vero, è una bella rottura di scatole. Pesante, non sono libero. Ma in due siamo. Però dici, cioè, che non c'è alternativa, no? Sempre io e te siamo. Ma tu non sai di che cosa sono in grado io. Che cosa? Guarda qua. Ma sta volando. È una cosa incredibile, John. È un miracolo. È un prodigio. È un miracolo. Come in gran parte delle Faroe, a Vagar la bellezza fa rima con trekking e per inaugurare il nostro viaggio seguiamo il sentiero che costeggia il Sørvágsvatn, proprio il lago che vedevamo il giorno prima durante l'atterraggio, che è circondato da scogliere a picco sul mare che sembrano uscite direttamente dalla sceneggiatura di un film fantasy. Ma ciò che rende unico questo posto è il punto di osservazione da cui questo lago sembra letteralmente galleggiare sul mare, ed è stato esattamente qui che ci siamo imbattuti nella caratteristica principale di queste piccole isole. Le Faroe fanno paura. Guarda le strisciate per terra. Sì, le strisciate, però il fatto è che in questo momento abbiamo anche il vento che spinge teoricamente verso il dirupo. Ci arriva un colpo secco. No, allora, l'immagine sicuramente non rende il livello di terrore che uno può provare qua, pur non soffrendo di vertigini, ma veramente c'è uno strapiombo di... saranno almeno 300 metri, credo, di altezza. Qualcosa. Davvero... una roba... E senza contare che noi adesso siamo lontani dal bordo, ma potrebbe semplicemente staccarsi il masso su cui siamo e potremmo precipitare tutti insieme. Questa è una cosa che va chiarita fin da subito. Le Faroe non sono un posto per sprovveduti. Sono isole incontaminate dove è già tanto che ci sia un sentiero da seguire, ma al di là di quello non c'è niente in grado di proteggere un turista distratto, e precipitare mortalmente in un dirupo è cosa tutt'altro che improbabile, specialmente per via del vento fortissimo. Le Faroe, come tutte quante le isole dell'Atlantico, hanno una caratteristica essenziale, cioè un vento allucinante. In questo momento si fa veramente fatica a stare in piedi, ma se non altro il vento proviene dal mare, per cui anche in caso di folata cadrei in un posto dove non mi farei del male, per cui è molto importante. Allora, siccome c'è tutto sto cercando di salvare della vite. Della vite? Delle vite, sto, perché allora, devo dire che quando vengono in qua, perché poi ci vengono, siccome è un paio d'ore che siamo qua per fare una fotografia e c'è un vento infernale, andiamo a casa. Dai. Comunque occhio alla direzione del vento, perché dai, se soffia verso il mare morite. Hanno capito.
Tutto questo si complica specialmente per via del terreno spesso accidentato che ci si trova a percorrere, e specialmente per un fotografo che trova i punti di vista di gran lunga più interessanti in punti dove le foto sono assurde, ma dove è assolutamente imprescindibile un livello di prudenza più alto del normale. Vi basti sapere che questa scogliera prende il nome di Rupe degli Schiavi proprio perché da qui un tempo ci lanciavano gli elementi meno graditi della società. E tutto sommato credo che aggiungersi a quella lista sia, come dire, poco igienico, ecco. Detto ciò, il nostro viaggio prosegue in direzione Tórshavn. Praticamente adesso ci stiamo spostando dall'isola di Vágar all'isola di Streymoy, che è quella dove c'è Tórshavn, e che è collegata, come visto, da un tunnel sottomarino che non è gratis, si paga. Cioè, anche se non c'è il casello, c'è il... una telecamera che fa la foto alla targa. Quindi stiamo andando alla capitale. Tórshavn. Scusami, l'aeroporto era sull'altra isola, cioè le Faroe sono piccoline, ma come mai hanno messo l'aeroporto così lontano? È perché quell'aeroporto non è nato per servire la capitale. Ah. È nato come aeroporto militare costruito dagli inglesi durante la Seconda Guerra Mondiale. Un supereroe in bicicletta alle Faroe con la pioggia grande. Durante la Seconda Guerra Mondiale, dopo che Hitler invase la Danimarca, per sicurezza gli inglesi invasero pacificamente le Faroe, creando una base aerea a Vágar per impedire il dominio dei nazisti sull'Oceano Atlantico. Infatti, per quanto piccole, le Faroe sono estremamente strategiche, il che ci porta alla parentesi politica che vi ho promesso pochi minuti fa. Parentesi che affidiamo a un grandissimo ritorno, signore e signori. Uno scienziato. Ebbene sì, sono tornato, ragazzi, con un argomento peraltro di una complessità eccezionale, perché stando alle carte queste Faroe sono un vero e proprio paradosso. No. Via il travestimento, via la voce stupida, questo è un argomento complicatissimo, ragazzi. Allora, le Faroe tecnicamente sono un territorio autonomo del Regno di Danimarca. Sono completamente autonome se si esclude la difesa, la politica estera e la giustizia. Per il resto fanno quello che vogliono. E fin qua nessun problema, nessuno sembra essersi offeso. Tuttavia le cose si complicano quando arriva l'amante, cioè l'Unione Europea. Questo perché la Danimarca fa parte dell'Unione Europea, ma le Faroe no. E voi direte, beh, dov'è il problema? Avranno due parlamenti diversi, due politiche separate. Sì, ma no, perché i parlamentari danesi non hanno nessun diritto su quello che accade alle Faroe, ma i parlamentari faroensi sono automaticamente eletti anche all'interno del parlamento danese, il che rende le Faroe un paese extracomunitario che elegge una quota di parlamentari dentro un paese comunitario. E già qua le cose stridono, ma il fatto che le Faroe siano fuori dall'Europa gli permette di fare un po' quello che vogliono, quindi non rispettare i regolamenti comuni sulla pesca, sui prezzi del pesce, possono esportare il pesce in Russia fregandosene dei dazi doganali, possono massacrare le balene senza che nessuno gli dica niente e cose di questo tipo. A questo punto, come direbbe Shakespeare, c'è del marcio in Danimarca e questa cosa crea un po' di imbarazzo, tant'è che esiste una legge in Danimarca per cui se un cittadino danese decide di trasferirsi e prendere la residenza alle Faroe, perde anche la cittadinanza europea, cosa che non accade se lo fa un qualunque altro cittadino comunitario, come un italiano, un francese o chi che sia. Ma le cose si fanno ancora più complicate con i soldi, perché la corona faroese è fatta a immagine e somiglianza della corona danese, no? Vanno esattamente di pari passo. Tuttavia c'è qualcuno alle Faroe che spinge per adottare l'euro. Se questa cosa accadesse, le Faroe sarebbero un paese extracomunitario che usa l'euro all'interno di un paese comunitario che non usa l'euro e all'interno del quale loro extracomunitari eleggono dei parlamentari. Perfetto, se e quando vi passa l'emicrania me lo dite, continuiamo il video da dove eravamo rimasti. Tórshavn. La capitale delle Faroe domina una baia relativamente tranquilla e ottima per un porto di grandi dimensioni che è la porta di accesso al nord per chi non ama gli aerei. Il porto di Tórshavn è il punto intermedio per tutte le persone che dall'Europa vogliono raggiungere l'Islanda senza usare un aereo. Praticamente ci si imbarca nel nord della Danimarca, a Hirtshals, che è la città da cui sono partito anche col traghetto nel video Torino Capo Nord. Dopo qualche giorno di navigazione si arriva a Tórshavn e da qua si riparte per andare a Seyðisfjörður, che è la costa est dell'Islanda, non distante dalla città di Egilstadir. Quindi se volete, uno in Islanda ci può arrivare anche via terra facendo tappa alle Faroe. In generale, devo dire che sono rimasto stupito dalla bellezza del centro storico di Tórshavn. Infatti questa città, diversamente da altre capitali nordiche piuttosto insipide, conserva un fascino antico decisamente fiabesco, nascosto tra i tetti di torba del centro storico, con menzione particolare a Tingeres, ossia il parlamento faroense di cui parlavamo poco fa. La cosa pazzesca è che quello che sembra un centro storico, case antiche, il villaggio di Babbo Natale. È in realtà la sede del governo faroense, cioè
E qui ci sono tutti i palazzi con i vari ministeri. Per esempio, sai cosa c'è in quella casetta lì? Non ho letto. C'è il primo ministro qua. Niente, cioè noi siamo davanti qua all'ufficio del presidente, diciamo, del primo ministro delle Farer, e non c'è un poliziotto, non c'è una guardia, non è che c'è una zona, sai, in sicurezza. Evidentemente qua li vogliono bene i loro politici, non hanno nessun tipo di tensione da interna. Notare l'orario di lavoro che c'è scritto davanti alla porta. Che orario fanno? 9:15. Allora lo vedi, tutto il mondo è paese, posto pubblico non fanno una mazza. Il posto fisso. Dai, posto fisso tutta la vita. E a tal proposito, quello che ci serviva a Torsham era proprio un posto fisso. Ma quindi stanotte dove andiamo a dormire invece? Stanotte John ti tratta da signore, da principe, cioè non è che dormiamo in un albergo qualunque. Ti porto nell'albergo più bello delle Farer. Proprio il top di gamma, il top del top. Bene, 4 stelle, vista panoramica, suite incredibile, buffet da paura. Ci sarà la spa? Ma può darsi, questo non lo so, però si tratto da signore, John. E invece no, John, se volevi il panorama, il buffet, le 4 stelle te le paghi. Quindi qua c'è la pasta, qua c'è la pentola, dovresti sapere cosa fare. Io vado a fare artista. Ah, tu vai dai tuoi 50 l'artista, foto, perché, sì, perché sono un grande fotografo io, capito? Ti piazzi lì? Io non mi sporco le mani in cucina. Sul divano, tranquillo. Io un giorno lo capirai. Un giorno. Sei scotta? Dormi fuori, Sei scotta, dormi fuori. Vai a scrivere i messaggini. L'indomani, oltre al vento che già avevamo incontrato, ci aspettava l'altro caposaldo del clima delle Farer. Good morning, Torshav! Che te ne fai del sole quando hai questa pioggia che non è neanche pioggia? Cioè no, è una doccia completa, praticamente obliqua, anzi orizzontale. Quando piove e tira vento, cioè praticamente sempre alle Farer, il trekking non è forse l'idea migliore, ma c'è da dire che fuori da Torshav le isole sono costellate da villaggi sensazionali, il più bello dei quali forse è Saxum. Con le sue case dal tetto di torba, affacciate su un paesaggio incredibile e le sue pecore potenzialmente molto pericolose. Il perché ve lo lascio spiegare da John. Spero che smettesse un secondo, ma dico un secondo di piovere, sto posto sarebbe veramente pazzesco. Fai delle foto allucinanti. Sì, molto calma con le foto perché ci è successa una cosa interessante. Ti racconto, allora eravamo io e Simo. Aspetta, io non so niente di sta roba, cioè me la stanno raccontando in diretta. Intanto vi presento Simone. Ciao, il tecnico camera. Comunque eravamo lì che passeggiavamo mentre tu eri in macchina a scrivere i messaggi. A un certo punto lui vede una capretta, una pecorella, lui è appassionato di pecorella, si avvicina alla pecorella andando sul prato, la pecorella lui non vuole essere allora. Vediamo da lontano un furgoncino rosso che si avvicina verso di noi con un ragazzo della nostra età. Io ho pensato, sarà il classico villico gentile che viene a salutarci. Un giovine pastorello che ci dà il benvenuto. Che bello il foranese che ci fa due, con cui fa due chiacchiere. Lui lo guarda e gli chiede, ma scusami, ma chi è? È tua la pecora? E viene, no. E allora questo posto non è un parking di Disneyland, ok? Quindi tu te li devi stare con i piedi ben piantati sull'asfalto e guai a te se poggi ancora il piede sull'erba, altrimenti chiamo la polizia. Alto livello? Sì, ma vero? Cattivo. Comunque, cioè, dai, è allucinante, cioè, ma non erano ospitali da ste parti. Ma pensa se fossimo invece che alle Farer nell'antica Grecia. Tipo Sparta, dici? Tu calpesti il mio prato, tu insegui la mia pecora, tu porti il Piemonte fin sulle soglie del mio villaggio. Oh, ho scelto molto bene le mie parole, italiano, tu avresti dovuto fare lo stesso. Ma è follia, ma mi vorrei mai fare una foto a una pecora. Follia? Questa è Saxum! E beh, hai visto? Poteva andarti ancora peggio, c'è sempre di peggio. Andiamo, va? Il film Frankenstein Junior ha reso popolare un detto che sembra quasi nato qui alle Farer. Potrebbe essere peggio. E come? Potrebbe piovere. E di fatto il resto di quella giornata fu un'enorme inzuppata, letteralmente ovunque mettessimo piede. Piove talmente in orizzontale che ti piove in tasca. Senti, sa di alga. Perché no? Sa di alga perché non te la sei messa in tasca. Hai sbagliato tasca. Ho trovato quella calda. Quella dove hai nascosto il pranzo. Che schifo. Mamma mia. La famosa salsiccia vegana.
mia, che, ma come fate a seguire uno così, ragazzi? Cioè, siete in 50.000 con lui, ma vergognatevi. Nel tentativo disperato di portare a casa la giornata, ci spostiamo quindi per strade mirabolanti e tortuose verso Eysturoy, dove il diluvio universale ci dà una brevissima tregua che sa di grazia divina nei pressi della chiesa di Funningur, forse il luogo di culto più pittoresco di tutte le isole. Tregua che durò fino al vicino villaggio di Gjogv, che tanto per cambiare si distingue per una collocazione da favola, ma questo Leferer non fa molto notizia. Ciò che invece a Gjogv fa notizia è soprattutto una grande spaccatura nella roccia, decisamente iconica e che ricorda un po' le grotte segrete del tesoro delle favole dei marinai. Ecco, ormai dovreste averlo già capito. Le Ferrier, in sintesi, sono proprio questo, un luogo perfetto per scriverci una favola. E come in ogni favola che si rispetti... Qui alle Ferrier ti ho trovato moglie. Dove le posso trovare? Dimmi. Qua, Jonna. E lei è la donna della tua vita. Il mio cuore, quindi seguendo la strada la trovo. La tregua dalla pioggia durò comunque pochissimo e le conseguenze le potete facilmente immaginare. Santo cielo, quant'acqua che ho preso oggi, mamma mia. Cioè, se mi strizzo i calzini praticamente ci possiamo fare la pasta con quello che esce fuori. Ma la pasta usiamo l'acqua del rubinetto. Che immagine, sì, brutta. Ma guarda come, che bella casa ordinata che abbiamo, John? Siamo bravi, Si vede che ce ne intendiamo noi di cose domestiche. Ed è così che l'indomani, con un meteo più clemente, ci si riprova. Una bella sistemata alla GoPro sulla macchina. Ma a me pare in mezzo. No, ruota. In mezzo così. No, mi sembra sbagliata. Devi ruotare 10 gradi verso la tua sinistra. Ma sei te che sei storto, John? No. E allora fallo tu. Ok, va bene. Vengo io. E si ritorna esattamente sugli stessi luoghi, perché il vantaggio della piccola dimensione delle Ferrier è che in un viaggio di una settimana hai modo di assorbire una giornata di tempesta senza perderti poi molto. Posto che la giornata di ieri è stato uno scatafascio, però non è che uno deve buttarsi giù, perché quando c'è una giornata così la si può usare per fare del sano scouting. Giusto. Cioè, piove tutto il giorno e tu altro non fai che andare in giro per segnarti i punti dove tornare di corsa quando c'è bel tempo. Ora che il tempo ci sta graziando, si va a colpo sicuro, John. Quindi andiamo alla cascata di Svalbardburgen e al villaggio di Fritten. Ovviamente John intendeva nuovamente Saxum, che esploriamo stavolta felici come una Pasqua in un terreno dove da un momento all'altro hai l'impressione di veder spuntare un hobbit o il mago Gandalf, pur sempre facendo estrema attenzione ai terreni di proprietà del villico cattivo e soprattutto a non seguire le pecore. Ad ogni modo, una breve pausa dalla pioggia che comunque continuava a cadere ci obbliga a tornare alla prima equazione fondamentale delle Ferrier, dove bellezza significa trekking. Una delle cose particolari delle Ferrier è che la maggior parte dei posti più belli anche da vedere e da fotografare non sono in alcun modo segnalati. Per esempio, perché ci siamo fermati qua? Perché in questo parcheggio anonimo vedi forse dei segnali intorno a te? Niente, ma tu lo sai che cosa c'è lassù? No. Andiamo a vedere. Non so dirvi esattamente il nome di questo posto, perché forse non ce l'ha nemmeno, ma salendo in cima a questa ripida montagna, per prima cosa si incontra un vento fuori da ogni logica. Ma davvero fuori da ogni logica. Mio Dio, un'orecchiata brutta, ma brutta, brutta, brutta. Ma soprattutto una vista sui fiordi e sulle isole circostanti semplicemente incantevole. Di fronte a tale bellezza si è fisicamente obbligati a una sosta quasi meditativa, perché un momento così non va né fotografato né filmato, ma assaporato in ogni suo dettaglio, inclusi gli schiaffi del vento che per assurdo rendono ancora più facile la riconnessione con madre natura che uno si aspetta da un viaggio di questo tipo. Un viaggio che più di ogni altro ti insegna l'estremo valore del presente. 5 minuti ancora in più lassù e oltre al vento un'altra lavata. Diventava... Qui è ora, le Ferrier. Vivere. Carpe diem. Carpe diem, vivi il presente. Ma appunto, 5 minuti dopo, della pioggia già non c'era più traccia. E allora? Una cosa che poi è bella del Nord Europa, al di là della bellezza dei posti, del bel tempo tutti i giorni, sono le storie. Sono un sacco di leggende da queste parti. Davvero? E ne vuoi una così? Vai. Te ne do una? Al brucio. Ascolto. Vedi quei due faraglioni giù di là? Sì. Quelli sono Risin e Kellingim. Hanno il nome. Hanno dato il nome. Praticamente, una volta in tempi antichi, l'Islanda era troppo gelosa della estrema bellezza delle Faroe, che una
una volta stavano più vicino alla Scozia. Così che ha fatto l'Islanda? Ha incaricato due troll giganti, no? Due giganti, sì, di andare a trascinare fisicamente le Faroe per portarle in Islanda. E poi però sono fermati a metà strada. Si sono fermati a metà strada, non perché erano stanchi, ma perché sono stati colti da un raggio di sole proprio come quello che sta baciando le nostre bellezze adesso. Solo che noi in questo momento possiamo abbronzarci, ma e prendere quest'unico raggio di sole. L'unico raggio di sole. Ma il troll, sì, quando prende raggio di sole, si pietrifica e rimane così. Ok. E rimane così. Gelato. No. Sì. Pietrifica. Completamente bloccato. Cioè, tra l'altro, se tu veggi nel nord Europa, no? In qualunque posto tu vada, da qualche parte c'è sempre un troll cretino che è rimasto completamente pietrificato. Che voglio dire, lo sai che se esce il sole, cioè, ti succede questa cosa. Se no? È troll, è troll. Cioè, è rimasto così. Comunque, cioè, capito? Tutta questa cultura così al volo? Troppo. Cioè, ragazzi, troppa cultura. Troppo. Ma, cioè, stai esagerando. Risin e Kennigin si vedono benissimo dal villaggio di Tjornovik, adagiato sulla cima di un pacifico fiordo a nord di Streymoy, potenzialmente collegato a Saksun da un trekking che mi dicono essere bellissimo, ma che saltiamo per ovvi motivi. Oltre a Saksun e Tjornovik, su Streymoy ci sono altri villaggi che meritano una visita, anche solamente per la strada che si percorre per arrivarci, come nel caso di Nordradalur, che oltre a un bel paesaggio ha riservato al povero John l'ennesima scarica mortale di vento. Com'è? Ah, tutto molto bene. Mi c'è un vento incredibile, ho preso la cascata da sopra che mi spara tutta l'acqua in faccia. E che ieri la doccia l'avevo saltata. Oltre a questi, il principale villaggio è senza dubbio Kirkjubeur, il villaggio più storico di tutto l'arcipelago. John, ma tu non ti rendi conto di che appuntamento con la storia c'è alle tue spalle? Ragazzo, cioè, allora, Wikipedia la leggo anch'io. Qui allora siamo. Ma devi fingere di avercela davvero una cultura. No, io ce l'ho la cultura. Allora, 1000 anni questa casa qua, 1000 anni la chiesa. Cioè, candidato patrimonio UNESCO. Tra l'altro. La cattedrale più vecchia delle Faroe. E questo villaggino che cosa c'era una volta? Hai studiato tu? Questa non lo so. Non lo sai? Ma c'era la sede episcopale delle isole Faroe. Ah, vabbè, sì. Beh, se c'era la cattedrale più vecchia, come mio ci stava il vescovo. Vabbè, ma devi essere più pronto, però. Vedi, non sei. No. Ma tra l'altro, John, ma quanto è bello avere le mani libere? Cioè, posso strapazzarti tutto il tempo che vuoi. Posso farti tutte le cose che vuoi. Questo è bullismo. È bullismo. Andiamo, John, andiamo. Tralasciando le mie molestie al povero John, come è facile immaginare, le Faroe, con tanta pioggia e tanti dirupi, sono anche terra di cascate. E a tal proposito se ne potrebbero scegliere tante, ma prima di andare alla cascata, così, così va. Una passeggiatina tranquilla. Una passeggiatina, sì, due passi nei campi in montagna. Però non voglio sudare, perché poi lo sai che patisco, che mi viene mal di pancia. Vedete, le Faroe non sono assolutamente un posto per gambe deboli, perché qualunque posto, bene o male, per essere raggiunto necessita un trekking più o meno impegnativo. Noi adesso stiamo facendo quello che dovrebbe essere uno tra i più impegnativi, che è sull'isola di Vagar, per andare a Drangarnir, che sono dei faraglioni di roccia molto belli, il cui trekking richiede in teoria 3 ore ad andare, 3 ore a tornare, il tutto in un'isola dove, come vedete, il tempo cambia completamente, perché da che ho iniziato la ripresa prima c'era il sole, adesso sta arrivando di nuovo la pioggia. Quindi oggi le previsioni del tempo dicono che in teoria dovrebbe essere una giornata accettabile, però capite bene che è un atto di fede, quindi non sappiamo esattamente che cosa succederà da qua alle prossime 2 ore. Perché io e te finiamo sempre in queste situazioni? No, ma sei tu che mi porti sempre i posti dove ci sono i dubbi. Ma sono inaspettate. E i sentieri scoscesi, e le tornadi, e le tempeste di sabbia. Ma scusa. Vabbè, però poi ne vale la pena, È bene spendere due parole su questo trekking, perché in molti, dopo questo video, sicuramente lo vorranno fare. Beh, tanto per cominciare, sappiate che quello che abbiamo fatto noi è illegale, ma in nostra parziale discolpa, in sincerità, non lo sapevamo. Il trekking per Drangarnir si fa sull'isola di Vagar e attraversa dei pascoli che sono proprietà privata, per cui l'unico modo legale per farlo è prendere una guida. Se per ipotesi al nostro passaggio lungo il fiordo fosse passata una motovedetta della guardia costiera, noi saremmo stati multati, e se ve lo racconto è perché a qualcuno è successo. 2. Il trekking dura almeno 2 ore, se correte, per senso di marcia, e lungo il percorso, se si esclude una stalla per le pecore col tetto bucato, non c'è nessun riparo da vento o pioggia. 3. Il sentiero a un certo punto sparisce, lasciando unicamente al vostro fiuto le indicazioni per proseguire e per guardare eventuali ruscelli. 4. Quando poi lo trovate, il sentiero è un costante tu per tu con la morte. Per capirci, guardate i miei piedi in questa ripresa e cosa c'è alla loro sinistra. E ovviamente sì, esatto, il terreno è ovviamente fangoso, scivoloso e dissestato. Lo ripeto ancora una volta, le Faroe non vanno assolutamente sottovalutate.
E infine 5. Dopo salite spaccacosce, discese spaccaginocchia, dopo aver affrontato un drago, solcato gli arcobaleni, trattato con il mercante d'armi e tirato un dado da 20 per sferrare un colpo critico ai Nazgûl che ti inseguono per mangiarti vivo, lo spettacolo è a dir poco divino. Fuori da ogni caso. Almeno incredibile. Almeno incredibile. Cioè, l'emozione che si prova a raggiungere questa scogliera e sentirsi così piccoli di fronte a... letteralmente cosa... minuscoli, tra l'altro, perché cioè, tu sei alto come un millesimo di quella scogliera. Ti senti una formica, un nulla in confronto alla potenza. Mi sono sempre chiesto come mai una semplice roccia dalla forma strana abbia tutto questo potere di scatenare emozioni così forti dentro un uomo. Io non so quale sia il segreto con cui la natura riesce a fare sempre e comunque breccia nel mio cuore, o meglio, in realtà un'idea ce l'ho. Sta di fatto che quel giorno, alle Ferrier, ne ho avuto un'ennesima dimostrazione. Ma tornando a noi, finita quell'ora di estasi naturale, era ora di tornare alla dura realtà. Qua praticamente è come quella volta in Siberia, no? Che quando arrivi in cima pensi che il difficile sia fatto. E invece devi tornare a casa. Devi tornare a casa, è ancora tutta un'altra scena. Allora, abbiamo perché... due sentieri, diciamo. Ce n'è sentieri, uno basso. Sentieri. Allora, un lattiere, chiamiamolo così. Allora, uno in basso ed è a strapiombo sulla scogliera. Sì, allora, quello basso, cioè, se scivoli 100% morte. Sopra, se scivoli 40% morte. Allora, se scivoli a quello alto, magari arrivi in quello basso, è la seconda possibilità. E quindi l'unica è... l'assurdo. Lungo la via del ritorno, posto che ormai il sole ci stava dando fiducia, all'orizzonte si poteva ben distinguere la sagoma di un'isola dal nome piuttosto familiare. La vedi quell'isola laggiù? O sai come si chiama? Mykines. Bravo, hai studiato. Ma a proposito, non ti ricorda un nome di un'altra isola famosa vicino alla Grecia? Sì, Mykonos. Mykonos oppure Micene, l'antica civiltà micenea. Ebbene, quella. Questo momento Piero Angela riservato per gli amici di Stefano Cioz sul canale YouTube. Ascoltiamo! Teoria strepitosa, ragazzi. Allora, tutti conosciamo l'Odissea, no? Sì, l'Odissea, Ulisse. Quello che è rimasto in giro un casino, si è perso in mare, poi eccetera, eccetera. Bravo. Ok. Dove è ambientata l'Odissea? Se state pensando al mar Mediterraneo, beh, forse potreste sbagliarvi, perché una cosa che nessuno si spiega di quella storia pazzesca è come mai ci siano descrizioni così precise, ma così completamente sbagliate. Nell'Iliade e nell'Odissea, infatti, Omero descrive per esempio il Peloponneso come pianeggiante, quando non lo è. E Ulisse si trova ad affrontare cose che nel mar Mediterraneo non esistono, come il Gorgo di Cariddi, fiumi che invertono la corrente, giornate senza notte e addirittura 5 giorni di navigazione costante senza incontrare terra, cosa che in un mare piccolo come il Mediterraneo è praticamente impossibile. Qui qualcosa non quadra. C'è qualcosa che non cosa. Bravo. E sembra che in realtà il poema omerico sia un racconto molto antico di un popolo che una volta viveva nel mar Baltico, o comunque nei mari del nord, cioè un Atlantico, che poi in seguito a una glaciazione o qualcosa del genere è dovuta migrare più a sud, stabilendosi in Grecia. Seguendo le teorie del dottor Felice Vinci, e quindi spostando lo scenario dei poemi omerici nei mari del nord, all'improvviso tutto quadra alla perfezione. Le giornate interminabili dei Lestrigoni sono il sole di mezzanotte, il Gorgo di Cariddi è il terribile Maelstrom che sta sotto le isole Lofoten. I fiumi che invertono la corrente sono i fiordi norvegesi quando cambiano le maree, Polifemo è in fondo la descrizione di un troll, la sacca dei venti di Eolo è un'antica leggenda dei marinai delle isole Shetland e il Peloponneso è una delle isole della Danimarca, proprio come Itaca che corrisponderebbe all'attuale Langland. E infine la terra dei Feaci, che appare come un muro che si alza dal mare, sarebbe la costa sud della Norvegia, che Ulisse trova dopo 5 giorni di navigazione verso est dall'isola della ninfa Calipso, l'isola di Ogygia, che corrisponderebbe alle isole Ferrier. Come si dice isole in lingua faroense? Ogygia. Coincidenze? Io non credo, ma se ne volete sapere di più, il libro Omero nel Baltico di Felice Vinci vi darà tutte le spiegazioni. E ora che siete sconvolti nel sapere che siamo tutti discendenti dei vichinghi, è ora di tornare al discorso delle cascate. La più alta cascata delle Ferrier è Fossa, ben 140 metri, ma le più belle sono quelle che si tuffano in mare ed è così che casualmente, nei pressi del campo da calcio probabilmente più bello dell'universo, ne troviamo una che verosimilmente non ha nemmeno un nome, ma un fascino davvero unico, forse anche per un rarissimo
primissimo raggio di sole giunto a darle una carezza al nostro passaggio. C'è sole, Joel! Il sole, un raggio! Ti prende... Sto pietrificando anch'io! Tra l'altro, guarda che bella la cascata con questo raggio di sole. No, spettacolo, posto incredibile. Io una cascata così, devo dire, che si butta nel mare così non l'avevo mai vista. Onere e onori del nord, ma tra l'altro non è neanche l'unica, perché cioè, tra l'altro questa non la conosce nessuno. Come vedi siamo soli, e poi una telecamera. È da sola che sta in piedi. La più famosa di tutte è un'altra, però famosissima. Cioè la foto più famosa delle Far. Ah, sì? L'icona delle Far è una cascata come questa che sta dall'altra parte. Ci andiamo. Andiamo. Ed è così che si arriva al simbolo indiscusso di queste isole, ancora una volta dritto al cuore di una saga epica di altri tempi. Che ti ho portato alla bella cascata. Proprio bella sta cascata. Però non ti vedo troppo entusiasta. Ti dico la verità, che dopo un'ora e mezza della stessa cascata, anche quando è bella, diventa un po' impegnativa. Allora, devi sapere, questa è in assoluto la cascata più popolare delle Far. Cioè, si vista, cioè, su Google, sì. Se scrivi Far, viene pure questa. È il luogo in assoluto più iconico, più simbolico delle Far. Non come so si chiama sta cascata? Mula Fossur. Ciò che stupisce è che nonostante sia il luogo di maggior richiamo, a Mula Fossur e nel soprastante villaggio di Gazadalur non abbiamo trovato altri turisti se non noi e un piccolo gruppo di persone. Il che vi dà la misura di come le Färöer ancora oggi siano un piccolo segreto per gli amanti della natura. Quindi ricapitoliamo. Vagar l'abbiamo coperta, Streymoy anche, Eysturoy pure, Mykines ahimè la saltiamo perché principalmente ci si va in estate alla ricerca delle pulcinelle di mare. Quindi delle grandi isole restano Bordoy e soprattutto l'epica Kalsoy. Dove ti porto di bello oggi, John? Non ne ho idea. Non sai mai niente, sei sempre in balia degli eventi. Allora io so soltanto che stamattina mi hai fatto svegliare alle 6:30, mi hai fatto pulire tutta la casa, lavare i piatti. Ci sta. Il casalingo. Tra l'altro sei un ottimo casalingo. Devo cambiare il nome da John il Ramingo a John il Casalingo. Ma il motivo per cui ti faccio alzare presto è che oggi, a differenza degli altri giorni, abbiamo degli orari da rispettare. Perché in queste isole, che fino adesso siamo riusciti a girare allegramente, semplicemente con strade e tunnel carissimi, ogni tanto c'è qualche isola che deve essere raggiunta con un traghetto. È giusto. E quella dove andiamo oggi è una di queste, cioè Kalsoy, che si raggiunge da Klaksvik, che è un porto che sta sull'isola di Bordoy. Mamma mia, sembri, sai, Giovanni, Naldo Giovanni Giacomo, quando dice... Khmer, figlio di Khmer. Mamma mia, che nomi belli, Arrivati al porto di Klaksvik, ci mettiamo in coda per uno dei pochissimi traghetti diretti a Kalsoy nella giornata. Il porto di Klaksvik è sicuramente il posto ideale per raccontare una cosa importante di un viaggio alle Faroer, che sono le tradizioni tipiche di questo popolo, perché la cultura faroense si distingue rispetto alle altre culture del nord Europa per due tradizioni molto tipiche. La prima tradizione è molto piacevole, molto divertente, riguarda la musica e le loro danze tradizionali, cioè loro periodicamente si riuniscono nelle loro case, fanno delle cosiddette sedute serali, durante le quali al ritmo di musiche che durano anche un'ora, un'ora e mezza, con testi infiniti, fanno un ballo molto tipico che è molto ripetitivo e che io e John vi riproponiamo nella nostra versione. Ci si prende per mano e mentre si canta un gran bel giro tondo. Un passo a destra, due passi a sinistra. Uno, due, tre. E uno, e poi? Due, tre, poi e basta. Basta, vai avanti così per ore. Le braccia non si muovono mai, niente. Non ci sono altri passi, è l'unico ballo che potresti fare anche tu. Sì. Pensaci un attimo. La seconda tradizione, quella sicuramente meno piacevole ma anche più famosa, o meglio famigerata, è quella della famosa mattanza dei globicefali, che sostanzialmente rende famose le Faroer nel mondo. Durante l'estate su questa banchina vi può capitare di vedere una schiera infinita di corpi di balene uccise comunque in attesa di macellazione, come esito di una tradizione tipica delle Faroer che si chiama Grind. Ci ho fatto già un video dedicato a parte su questo argomento, non voglio tornare a rivangare la questione, semplicemente in sintesi loro ogni tanto organizzano delle battute di caccia collettive dove con delle barche al largo accerchiano dei gruppi di globicefali, li spingono verso riva dove degli abitanti delle Faroer li aspettano con coltelli, scimitarre, quello che è, per ucciderle a coltellate e poi portarle a riva, macellarle e mangiarle la carne. Indipendentemente da
quello che possiate pensare di queste tradizioni, ovviamente per me è una cosa orribile, sono vegetariano, lo sapete benissimo, sta di fatto che per loro questo è un momento sociale veramente molto importante, addirittura viene utilizzato come battesimo per un giovane che passa all'età adulta o cose di questo tipo. Addirittura, scherzosamente, loro dicono che se vuoi prendere la cittadinanza onoraria delle Faroe devi partecipare a una di queste mattanze, cioè immergerti nelle acque gelide dell'Oceano Atlantico con un coltello tra i denti e squartare una balena che arriva. Questa è una cosa che ovviamente non posso non raccontarvi perché fa parte delle tradizioni di questo posto. Molti nel mondo la condannano e io sono assolutamente d'accordo, ma non ritengo che sia troppo diverso da quello che facciamo noi quotidianamente a mucche, galline, polli, vitelli, cavalli e tutti gli altri animali che quotidianamente noi uccidiamo per portarli sulla tavola. Loro lo fanno semplicemente in una maniera molto più antica, tradizionale, cioè lo fanno a mano e lo fanno all'aperto anziché avere il massacro chiuso da quattro mura di un macello. Quindi se questa è una cosa che vi fa star male, che vi dà fastidio, fatevi due domande. Per mia fortuna il porto era sgombro da animali massacrati senza alcuna reale necessità e una volta arrivato il nostro traghetto ci imbarchiamo per la breve traversata che ci separava dall'isola di Kalsoy, un'isola attraversata da un'unica strada che porta fino al villaggio di Trollanes, sulla sua estremità settentrionale, da cui parte, tanto per cambiare, l'ennesimo trekking tanto verticale quanto meraviglioso che ci porta al faro di Kalsoy, una piccola lanterna incastrata in uno scenario che ancora una volta lascia a bocca aperta e mette tremenda soggezione nei confronti delle forze della natura, sia per l'ennesimo paesaggio strapiombo, stavolta con il mare su entrambi i lati, se no era troppo poco pauroso, sia per il solito e ormai abituale vento feroce che stava per sparare in orbita il mio povero drone, intento a fare queste riprese pazzesche. E mentre io lottavo terrorizzato contro le correnti, John, come al solito, faceva nuove amicizie. Abbiamo appena scoperto che su quest'isola a Kalsoy vivono la bellezza di 82 persone. E che una di queste, tipo con la giacca fluorescente alle mie spalle, è un ragazzo di 25 anni che fa il pastore e la guida turistica, ovviamente vive in una casetta che abbiamo incontrato. Sì, Trollanes. Esatto. Trollanes. Lì sono 25. 30 abitanti. La trentina, via, ok. Quindi c'è lui più alto. Gli altri 52 stanno sull'altro villaggio. Questo altro villaggio di cui parliamo è Mikladarur, ma tempo di raggiungerlo e la finestra shoot di quel giorno era belle che finita. Siamo appena arrivati alla macchina, diluvio! A tal proposito bisogna specificare che le Faroe, pur avendo uno dei climi peggiori del mondo, non solo nel nord Europa, se non altro è estremamente prevedibile. Ma sai perché? Perché piove sempre. Facilissimo. Cioè, domani, allora, domani com'è? Piove. Domani piove. C'è l'applicazione del servizio meteo norvegese che è IR.no. IR.no. Bravissimo. Che è questa qua sostanzialmente, vedete, ti mette le previsioni ora per ora a seconda della geolocalizzazione dove sei. E fin da che sono qua bisogna dire che sono state azzeccate al minuto. Cioè se ti dici che alle 2 piove. Piove. Piove o non piove? È giusto. Stamattina non pioveva. Molto precisi veramente. E quindi se dovete pianificare un trekking di 3-4 ore, oh raga, buttatecelo un occhio qua, cioè, viviamo nel 2000, sfruttiamo queste cose. 2020 quasi ormai, 2018, che anno è? 2018, 2018. Optiamo comunque per un'ultima inzuppata sulle orme di una famosa leggenda locale. Ma quanto è lugubre è questo? Non ho mai visto un posto così. Cioè acqua da tutte le parti, sono 5 cascate in 15 metri, cioè, è un disastro, tutto nero. Ti mette un vagone. L'unica cosa bella, il tempo è bello, è la statua. Che statua. Bella, molto bella, molto bella. No, anche lei, ha un fisico statuario, direi. E tra l'altro, se non rischiano morte, cioè, non è mica una donna come tutte le altre. Lei è la donna foca. C'è una leggenda praticamente per cui c'è questa creatura mitologica, mezza donna e mezza foca, che una volta ogni tanto viene a riva, si toglie la pelle di foca ed è donna, tra l'altro anche abbastanza patata, come puoi notare. Stando alla leggenda, un contadino incantato dalla sua formosa bellezza decise di rubarle e nasconderle la pelle per obbligare la donna foca a stare a terra, sposarlo e dargli tanti tanti figli, finché un giorno il contadino si distrae. Lei prende la sua pelle, giusto, se la rimette addosso e torna là dove c'era la sua vera famiglia. Quindi è tornata giù in fondo al mar, in fondo al mar. E lo sai cosa gli hanno detto quando è tornata in fondo al mare? No. Ariel, il mondo degli umani è un pasticcio. Granchio Sebastian. Ed è così che in un colpo solo arriviamo alla fine del nostro viaggio, alla fine del nostro unico pieno di benzina e alla fine delle forze fisiche dopo giorni di lotta con le forze della natura. Siamo arrivati.
Quando si arriva al momento di abbandonare le Ferrer, le sensazioni che hai in corpo sono due, contrastanti e quasi incompatibili tra loro. Da una parte sei avvolto da un senso di estasi che ti arriva dritto al cuore attraverso un paesaggio indiscutibilmente maestoso, ma dall'altro ti senti quasi sollevato, come se stessi finalmente scappando da una presenza tanto invisibile quanto minacciosa. Sì, perché se vogliamo parlare di paesaggi drastici, tutti i paesi del nord Europa più o meno si assomigliano, ma quello che fa la grande differenza è l'energia che anima un luogo. Intendo quella sottile vibrazione nascosta nei fili d'erba che ti entra dentro passo dopo passo, una goccia d'acqua alla volta, spinta dai violenti venti dell'Atlantico. In questo, molti paragonano le Färöer all'Islanda, ma c'è una sostanziale differenza tra i due posti, perché l'Islanda, anche nelle sue vesti più selvagge, ha sempre comunque una sfumatura molto materna e in qualche modo rassicurante. Le Färöer? No. Le Färöer sono un po' come un gigante di roccia uscito a caccia in mezzo al mare, scontroso, aggressivo e che non vuole parlare con nessuno. Le Färöer non ce l'hai servite in un parcheggio a bordo strada, te le devi andare a prendere, devi sudare, devi rischiare e devi prenderti in faccia il vento e la pioggia più pungente di tutta una vita. Ma una volta che ce l'hai in pugno, allora hai anche in mano il loro grande segreto. Un segreto fatto a immagine e somiglianza dei conflitti interni a ogni essere umano. Perché un uomo, proprio come le Färöer, può essere orribile e meraviglioso allo stesso tempo. Può essere minaccioso, pericoloso e malvagio, ma anche buono e amorevole, dipende sempre soltanto da cosa scegliamo di fare della nostra vita. Sono pochi i luoghi al mondo che hanno la capacità di mettere a nudo questa eterna lotta tra il bene e il male e di trasformarla persino in un paesaggio, ma solo uno di loro sa fare tutto questo sotto forma di favola epica e avventurosa, dove un gigante di roccia cattivo e scontroso scopre in realtà di avere un cuore buono che aspetta solo di essere scoperto e portato alla luce. Questo, forse, è il grande segreto delle Färöer, nascosto in una favola senza un finale che aspetta di essere scritto da ciascuno di noi, per poi essere affidato alle onde e agli scogli di questa piccola grande perla incastonata nel cuore dell'Oceano Atlantico. Insomma che il viaggio è terminato e con esso anche questo video che speriamo ovviamente vi sia piaciuto. Noi ci abbiamo messo tantissimo impegno, se non vi è piaciuto, insomma, delicati, non siate aggressivi. Non augurateci la morte, non augurateci non è il le caso, malattie non è nostre, caso. Dei nostri cari. È pur sempre solo un video. Potete dire che vi ha fatto schifo, non ci offendiamo, boh, si può tranquilli. Fare. Tutto si può dire. Ok, ad ogni modo ringraziamo le realtà che ci hanno supportato in questo viaggio, a cominciare da Salewa che ci ha dato questi bellissimi outfit che ci hanno salvato letteralmente dalle intemperie del meteo delle Färöer, terribile meteo. Ringraziamo l'Hotel Vagar e l'Hotel Foroyar per averci ospitato e niente, è stata la prima volta di John nel nord Europa che mai lui pensava di poter visitare, perché sotto i 10 gradi lui inizia ad avere le crisi, no? Le cose che non gli piacciono, però insomma ne è valsa la pena. Ne è valsa la pena, tutto molto bello, molto molto bello. Diciamo che questa luce che c'è qua nel nord Europa, tanta io roba, la luce, nelle tanta mie roba. Isole del sud calde, tranquille, non le avevo mai viste. No, già. Questa luce che illumina i paesaggi, questi paesaggi che si trasformano in ricordi che rimarranno per quando sempre. Quando c'è luce, perché il resto... No, tanto il... paesaggi, brutti. Tanta roba. Assolutamente. Promossi, ci piacciono. Tempo? Tempo no. Proprio più che bocciato, cioè io non pensavo qualcosa del genere. Bocciato? Diciamo che sì. Tanti strati ci vogliono, sì, tante sì, protezioni sì, per sì. Le tutte piogge. Impermeabili, per vento, tutto impermeabile, perché mio sì, Dio sì, non si vero. Riesce a star fuori. Però... però l'energia dei luoghi invece di nuovo si sente forte, sì, violenta, potente, confermo, maschia, confermo. Molto maschia. Molto maschia. E ti dico la verità che tu nel nord Europa hai visto solamente le Färöer, ma io che ho visto tanti altri posti, le Färöer mi hanno particolarmente colpito proprio per l'energia, particolarmente violenta, più violenta di altri. A te manca il termine di paragone e a sto punto dovresti espandere un pochettino, cioè vedere anche altri posti. Ma non so se ti viene la curiosità di vedere qualcosa. A sto punto vorrei vedere l'Islanda. È qua che ti volevo, se vuoi ti ci porto.